Ed eccoci qua nel parco infinito del poeta infinito, poeta amore infinito, con queste piante e fiori bellissimi, non ricordo il nome, scusa, sono un po' ignorante in materia, me l'hanno detto mille volte ma non mi entrano in testa, però sono davvero speciali. Io ho delle foto qua, varie foto di questo meraviglioso angolo, di questo paradiso terrestre. La natura è davvero straordinaria. Questo lo chiamo il corridoio della prima eternità, perché la seconda e la terza poi sono là sotto, avete visto? Là c'è la pianta secolare, là sotto c'è il cammino verso la luce e verso l'infinito. Là sotto, avete visto? Poi abbiamo anche le palme, in quel di Torino, dalla precollina. Meraviglia. Questo parco chiaramente non è mio, è di mia mamma. Questo giardino parco meraviglioso qui nella precollina torinese, ed è direi molto semplice da curare, e ci vuole anche poco tempo per tagliare tutte queste piante, proprio giusto giusto qualche oretta. Allora, eccoci qua, un bacio abbraccio a tutti. Sto cantando con Benoit su Smule, e però volevo appunto contemplare ed assaggiare, respirare questa fioritura. Ha piovuto, ha fatto bene a loro, infatti sono proprio piene, hanno riempito le sacche come i cammelli e i dromedari, e finalmente sono ancora più belle queste piante, questi fiori, questa natura, madre natura, che amo ogni giorno di più. Adesso andiamo ancora avanti un pezzo e sentite che non c'è bisogno della musica qua, perché comunque c'è la fauna, sono gli animali bellissimi che ogni tanto si fanno sentire. Qua vi ricordate che c'era... non sono più funzionanti al massimo, e qua ero già venuto, ho fatto dei vari video e ho anche cantato, se non vado errato, qui con mia figlia da solo, eccetera eccetera eccetera. Eccolo qua come si estende questo parco che io adoro follemente. Ah, c'ero io lì. Ciao ciao, hello, bye bye, ed eccoci qua. Questo è un altro pezzo incantevole dove la kalimba, mia figlia suonava la kalimba qua, non mi ricordo se uno o due anni fa, c'era una giornata bellissima di sole. Oggi c'è, ha piovuto poco, un paio d'ore fa, c'è questo cielo azzurro, molto, era molto nuvoloso, freschino, frizzante, però davvero magnifico sempre. C'è ancora il resto dell'acqua, delle pozzangherine, e da qui io verrò più avanti, quando farà un po' più caldo, a contemplare, magari a declamare qualche mia poesia bellissima. Ogni volta che vengo qua mi innamoro. È un amore perpetuo, continuo, primordiale, straordinario. Un amore che si ripercuote in una evoluzione continua di spazio e di tempo. Ecco qua, nella seconda eternità, in questo corridoio magico. E questa la potremmo chiamare la casetta della poesia, o la capanna della poesia. Vi piace? Potrei fare qualche video qua dentro, in questa capanna meravigliosa. Quando scriverò il mio primo libro nel 2023, che avrò finito i miei 8 album, chiaramente potrei anche invitare qua i miei fans, lettori, tutti i miei followers, coloro che vogliono firmare qua le mie copie del libro, regalando qualcosa chiaramente, no? Insomma, oltre che il libro, qualche gadget, qualche papiro, qualche pergamena con qualche poesia a chi compra la mia copia e chi viene qua. Potrei anche declamare, fare una bella serata, una bella domenica. Chissà, vedremo. Il tempo ci darà ragione e conforto poetico, sempre. Un bacio abbraccio da Walter Infinito. Non mi sono fatto vedere perché io chiaramente riprendo la natura, riprendo quello che c'è intorno a me. E anche questa opera d'arte. Qui mangiamo ogni tanto, quando fa molto caldo, con la mia famiglia, con mia mamma, ed è bellissimo. Ho fatto anche il mio compleanno, se non vado errato. Ed ecco qui, con questa immagine di pace, d'amore, di armonia, cercando la pace dove c'è il silenzio che canta la musica delle stelle. Sempre. Un bacio abbraccio da Walter Infinito.